Quando andiamo online ad acquistare un pacchetto viaggi o il nostro volo con la compagnia aerea preferita, vale la pena acquistare l'opzione della garanzia che ci copre da eventuali spese mediche o annullamenti del viaggio? Lo scopriamo in questo video. Hai mai fatto caso con attenzione alla procedura di checkout di acquisto di un viaggio aereo o di un viaggio da una compagnia o tour operator online? L'esperienza di checkout, di acquisto, è davvero, come dire, distraente, piena di stimoli per acquistare, proposte, di servizi aggiuntivi, pacchetti, l'individuazione del posto vicino al finestrino, piuttosto che la prenotazione libera a tua scelta, del sedile che preferisci, più spazio o meno spazio per le gambe, aggiunta del noleggio auto, aggiunta del hotel o della bed and breakfast e così via, tutta una serie di opzioni. In un turbinare di pop-up, finestre che si aprono, si chiudono, ti propongono di acquistare questo o quel servizio aggiuntivo. Tra le tante proposte c'è la proposta di comprare il pacchetto assicurativo, che a leggere la descrizione dovrebbe consentire una serie di vantaggi, niente male, come ad esempio la possibilità di annullare liberamente il viaggio ricevendo il rimborso del prezzo, oppure ancora quella di avere la copertura assicurativa nel caso il bagaglio si smarrisca o vengano danneggiati i preziosi oggetti che portiamo nella nostra valigia. La domanda che mi faccio e ti faccio: vale veramente la pena acquistare questa assicurazione? Scopriamolo insieme, analizzando una delle proposte assicurative che puoi trovare ad esempio sul sito della Ryanair, in cui alla fine del percorso di acquisto c'è la proposta di acquistare il pacchetto assicurativo. A leggere la descrizione del pacchetto, la cosa sembra un ottimo affare. Costa 15,99 € e si intitola Proteggi il mio viaggio dagli imprevisti. Un titolo molto promettente. Molto generale, molto ampio, direi anche molto generico, e questo ci dovrebbe già cominciare a insospettire. E parla di possibilità di annullamento o interruzione del viaggio fino a 500 euro, quindi lascia intendere che possiamo avere il rimborso di queste somme, fino a queste somme, nel caso annulliamo il volo, non partiamo più. Oppure si parla di tasse applicabili rimborsate, si parla di spese ospedaliere chirurgico-mediche, spese mediche domestiche. Effetti personali fino a 1500 euro, bagagli e oggetti personali, incluso iPod, MP3 e abbigliamento. Ecco, tutta una serie di servizi che sembrano indubbiamente molto utili e fanno capire almeno due cose: che se rinunciamo al viaggio riceviamo il rimborso, e se ci ammaliamo e non possiamo più partire, ugualmente riceviamo il rimborso. E se dovessimo ricevere qualche danno o smarrimento nei bagagli e negli oggetti che trasportiamo, riceveremo un rimborso generoso fino a 1500 euro anche per queste cose. Ebbene, andando a leggere invece le condizioni generali del contratto, specifiche della polizza assicurativa che andiamo ad acquistare, queste cose non sono confermate. Andiamolo a vedere proprio sulla polizza. Innanzitutto, per quanto riguarda le condizioni di annullamento, diciamo, in caso di malattia, la polizza ci lascia intendere nella sua descrizione che abbiamo appena visto insieme che possiamo annullare il viaggio liberamente e ricevere il rimborso. Ma la polizza, se l'andiamo a vedere nelle sue lettere piccole, tra l'altro si tratta di una lettura molto lunga, visto che sono 39 pagine di polizza, a un certo punto dice che la polizza esclude le condizioni mediche preesistenti note. Quindi, se abbiamo una malattia di cui abbiamo subito le conseguenze in precedenza, e questa magari una malattia cronica che si riacutizza prima della partenza, questa cosa non ci consente di chiedere il rimborso. Basta, secondo le condizioni specifiche della polizza, una qualsiasi cura avuta per quella malattia nei 24 mesi precedenti. Questo basta a escludere la copertura della polizza. E inoltre, la malattia che la polizza copre nel caso
appunto, la cosa intervenga e noi chiediamo per la malattia il rimborso, sono malattie gravissime. Parliamo di, leggo di nuovo le condizioni specifiche, decesso, Dio non voglia, o gravi infortuni o malattie. E più avanti troviamo anche da un'altra parte, in un'altra sezione, in un'altra pagina della polizza, la definizione di grave malattia o infortunio. Qual è? È quella che riduce gravemente la mobilità dell'assicurato o che comporta un ricovero ospedaliero per più di 48 ore. Quindi, ragazzi, qui parliamo riduzione della mobilità. Una frattura di un arto oppure un ricovero ospedaliero per più di 48 ore, se non ci scappa l'intervento chirurgico, poco ci manca. Tutto ciò che è meno di questa gravità, tipicamente la cosa più comune che può capitare, un'influenza, una febbre, un virus gastrointestinale, varie malattie magari non gravissime, ma che non ci consentono di viaggiare o di intraprendere un viaggio tranquillamente, tutte queste patologie vengono escluse dalla polizza e non danno diritto a nessun rimborso. Ancora, quali altri casi di annullamento per una causa di cui noi non abbiamo colpa sono coperti dalla polizza, oltre la malattia grave? Li vado a elencare perché vale la pena veramente leggerli per capire cosa effettivamente coprono queste polizze. Il viaggiatore deve essere convocato in qualità di giurato o testimone in tribunale. Questa è una causa che gli consente di avere rimborso. Però, insomma, si tratta di un evento davvero, davvero particolare e raro. Oppure deve essere posto in quarantena obbligatoria. Oppure deve esserci una richiesta da parte delle autorità di polizia di essere presente al proprio domicilio o sede della propria attività nel proprio paese di residenza, quindi sostanzialmente un arresto domiciliare o giù di lì. In seguito a danni accidentali dell'abitazione dell'assicurato o di altri che rendono la casa non agibile entro 7 giorni dalla data di partenza, quindi se vi si scoppia un tubo dell'acqua e dovete chiamare urgentemente l'idraulico perché si allaga tutta la stanza e la casa, dovete partire comunque perché è richiesta dalla polizza la non agibilità della casa, significa che non potete proprio andarci a vivere e a dormire nella casa. Oppure è consentita per il rimborso la condizione di disoccupazione, fornendo la condizione di indennità ai sensi della legge vigente in materia di licenziamento. Insomma, se si riceve una bella in attesa lettera di licenziamento, quello sì è un caso che consente di avere il rimborso del viaggio. Insomma, come avete avuto modo di vedere voi stessi, sono cose estremamente rare e pesanti. Che grazie a Dio non, speriamo non si verifichino mai, o comunque si verificano molto raramente. Infine, ultimo elemento, la polizza, dalla lettura che avevo fatto prima delle descrizioni generali, consente il rimborso in caso di danneggiamento o smarrimento di oggetti. Andando però a leggere le specifiche delle condizioni generali del contratto, vediamo che per ottenere il rimborso in caso di danneggiamento di oggetti, anche di valore, di enorme valore, è necessaria la ricevuta originale o la prova di acquisto o addirittura una perizia giurata che attesti il valore effettivo dell'oggetto. Vi lascio immaginare quanto sia frequente portarsi pile di documenti per ogni oggetto che noi mettiamo in valigia per assicurarsi l'eventuale rimborso in caso di smarrimento o danneggiamento. Ovviamente non è una cosa che facciamo abitualmente quando progettiamo il nostro viaggio o prepariamo i nostri bagagli. Inoltre, se queste cose mancano, se manca la prova del valore del bene, la perizia o la prova d'acquisto, la ricevuta originale, l'assicurazione prevede un pagamento massimo di 50 euro per oggetto, fino a un massimo totale di 150 euro. Quindi noi ci possiamo mettere anche un quadro di Dalì nella valigia, noi otterremo 150 euro se non abbiamo una perizia giurata del valore del quadro che inseriamo nei bagagli.
Quindi la valutazione ognuno la può fare per conto proprio. Il mio consiglio è quantomeno leggere con attenzione le condizioni generali del contratto che bisogna stampare e aprire a parte. Di solito c'è un link PDF appena visibile sotto il bottone per acquistare la polizza assicurativa. Si legga con attenzione quel PDF. 39 pagine, per la verità, si potrebbe magari usare per un momento di insonnia, sicuramente aiuterà a conciliare, ma in quelle 39 pagine è contenuta specificatamente tutta una serie di limitazioni, come quelle che vi ho letto adesso, che probabilmente vi faranno passare la voglia di acquistare la polizza assicurativa Ryanair, che copre ben poco. Se proprio avete bisogno di un'assicurazione, magari rivolgetevi a compagnie terze, che hanno come loro ovviamente lavoro precipuo, principale quello di preparare delle polizze e viaggi più garantiste, che assicurino un maggior numero di eventi e situazioni, che hanno spesso, tra l'altro, verificato proprio oggi online, un costo assolutamente paragonabile a quello di Ryanair. Se quella di Ryanair costa 15, quelle di agenzie specifiche può costare 17 o 20 euro e spesso, leggendo poi le condizioni del contratto, hanno una copertura assicurativa molto più estesa e molto più efficace per le esigenze di viaggio. Grazie per avermi visto fin qui e mi auguro di rivedervi al prossimo video del canale Basta Bollette. Ciao!